Anche quest'anno le diocesi di Andria e Trani si sono ritrovati assieme in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale. Quest'anno la celebrazione eucaristica si è tenuta nella cappella del seminario arcivescovile di Bisceglie. Vediamo com'è andata. L'informazione locale ha assunto un ruolo ancora più importante in questo periodo perché diventa l'informazione di prossimità proprio durante il periodo della pandemia. Sì, esattamente. E qui mi verrebbe di richiamare quello che lo scorso anno Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali richiamava, cioè venite e vedete il mettersi in movimento, come si diceva con una battuta, con un'immagine, il consumare le suole delle scarpe per farsi vicini, per farsi prossimi alla realtà, alle situazioni, alle persone. Ma accanto a questo sforzo, a questo movimento, diventa poi, come poc'anzi dicevo, importante poi l'ascolto, cioè l'accoglienza, il rispetto di chi sia davanti, la ricerca della verità e il servizio poi ad ogni persona, come è giusto, come è doveroso che sia.